Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dalla Germania, il secondo in realtà. Settimana scorsa purtroppo non sono riuscita né a registrare né ovviamente a montare nessun video, quindi vi siete beccati un video tappabuchi registrato in Italia. In ogni caso spero che appunto mi potrate perdonare. Oggi non vi svelo ancora dove sono, anche se comunque potete farvi un'idea perlomeno da quello che mi circonda, perché vi sto portando in quello che è la mia stanza, l'appartamento in cui vivo. Non vi farò vedere tutto perché ovviamente ci sono anche i miei coinquilini, le loro cose più che altro, ma di qua mi stavo per perdere, ma appunto vi farò vedere perlomeno la mia stanza e come mi sono sistemata. Quindi perlomeno che cosa si intende con vitto e alloggio in questo caso, quando si tratta di fare la stagione in Germania, appunto. Ho le chiavi, adesso ci dirigiamo verso appunto l'appartamento e vi faccio vedere appunto sia l'esterno che poi appunto l'interno. Ok, questo è l'esterno e appunto avete qui la porta d'ingresso e queste due finestre sono appunto le finestre dell'appartamento. Qui ci sono, aiuto, qui ci sono le due finestrelle della cucina e qui su c'è la mia finestrella della mansarda dove ho la stanza. Adesso apriamo e saliamo le scale. Ok, questo qui è l'appartamento, appunto la porta esterna, e prendo, se riesco a tirar via, ok, appunto ci sono le due finestrelle, qui c'è la cucina con un gran casino, perché appunto non viene usata, e il bagno. Il bagno è piccolino, ma c'è tutto necessario, escluso il bidet, che appunto c'è la vasca, la tazza e il lavandino. Facendo la seconda rampa di scale si arriva a quella che è camera mia. Qui ci sono due delle tre paia di scarpe, adesso arriva anche il terzo, quelle che uso per lavoro principalmente, mentre il quarto viene usato come fermaporta sia da una parte che dall'altra. E niente, questa è la mia stanza piccolina, come vedete. Qui c'è l'armadio, è un po' buio purtroppo, ma non importa. Appunto ci sono i miei vestiti più appunto una piccola cassettiera dove appunto tengo sempre i miei vestiti, mentre quassù ho all'interno dell'armadio ci sono le lenzuola più cavolate mie, e sopra ci tengo le barrette per la colazione più il mezzo mix che mi sono comprata, perché è una cosa tipica tedesca che assaggerò alla fine di questo video. Lo schermo della TV purtroppo non è mio e è lì inutilizzabile e inutilizzato anche. Riprendendo, c'è appunto il letto e ha due piazze, ma essendo sul sottotetto io ne utilizzo metà per dormire, il resto non avendo molto spazio ci aggiungo. Beh, qui c'è l'asciugamano e poi ho un po' di cose che mi servono magari la sera per scrivermi, annotarmi qualcosa. Adesso sul letto in realtà vedete anche il PC, che è in genere sul tavolino qui, e il libro che sto studiando. E appunto sul tavolino ci andrebbe anche il PC, il portatile, ma ho l'indispensabile, quindi sì, le cose più fondamentali per la mia vita e che mi piace avere sempre vicino, quindi la fotocamera, ci sarebbe anche la GoPro che però ho in mano, e ci sono un po' di carte che andrò a mettere via quando avrò tempo, più alcune creme tipo il Lasonil che mi serve decisamente, la crema per le mani che ho comprato qui, il multivitaminico che mi prendo al mattino, burro cacao, correttore, mentre sotto c'è, vabbè, un piccolo asciugamano, la borsetta piccolina
per terra tengo il beauty case e basta. Mentre dietro l'armadio c'è un bel casotto, nel senso che ho le due valigie che uso per appoggiare i vestiti che non sto usando, più la borsa per la roba sporca che viene lavata nell'appartamento del capo, tra virgolette, delle due famiglie che gestiscono un pochino la gelateria dell'appartamento che sta sopra, peraltro la gelateria, come appunto vi dicevo, noi la cucina qui sotto non la usiamo, quindi è a disposizione dei due ragazzi che dormono sostanzialmente in cucina, mentre io ho la mia stanza privata, diciamo così, appunto perché noi mangiamo di là, siamo sopra la gelateria, quindi è più comodo avere tutto di là e fare comunque un pasto unico con gli altri. Poi di qua, dietro di me, dall'altra parte rispetto al letto, non c'è nulla praticamente. Ho un bel po' di spazio libero che in realtà utilizzo mattina e sera per fare un minimo di stretching e rilassare un pochino i muscoli, perché non è un lavoro faticoso nel senso pesante, è faticoso nel senso che stando tante ore in piedi è particolarmente stressante per il fisico. Mentre le campane suonano, io spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like e iscrivetevi al canale in modo tale da non perdervi le mie avventure qui in Germania. Se avete un amico che magari è interessato a farsi la stagione in Germania, ma è un po' indeciso e non sa cosa potrebbe trovarsi come alloggio, magari mandategli questo video e condividetelo con lui in modo tale che possa conoscere la mia esperienza. Se volete sapere qualcosa di più, lasciate un commento qui sotto, sempre qui sotto, ma in descrizione ci sono i link a tutti i miei social in cui seguire in diretta la mia avventura, almeno in parte, non ho molto tempo purtroppo, ma cerco di tenervi aggiornati, appunto. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life. Spero che non abbiate pensato che mi fossi dimenticata del fatto che devo assaggiare il mezzo mix, che qui chiamano anche spezie. È una cosa che vedo spesso in gelateria perché appunto vendiamo anche bibite e anche questo. E mi è stato detto che appunto è una cosa che è una bibita che c'è solo in Germania, che viene prodotta apposta per la Germania, e che è un mix di Coca-Cola e aranciata. Adesso non ho un bicchiere a mia disposizione, almeno per ora, quindi andate sulla fiducia. Il colore è molto tendente al colore della Coca-Cola, è un po' più chiaro avendola mescolata con la Fanta. Quindi ho già aperto la lattina, non sono professionale come negli assaggiamo ufficiali, ma assaggiamo. Il sapore non lo so esattamente di che cosa sa, ma appunto è un mix di questi due sapori, appunto. La Coca-Cola che prevale un pochino di più rispetto all'aranciata, ma è un sapore veramente stranissimo per una persona che non è abituata appunto ad assaggiare questo mix. Vi dico che effettivamente in gelateria va anche abbastanza, va molto, quindi per i tedeschi è una cosa molto buona. Secondo me non ne vale la pena, nel senso prendetevi o quello o quello. Se volete, se vi trovate in Germania, assaggiatelo, questo qui almeno si chiama mezzo mix, lo potete trovare anche come spezie. Detto questo, io davvero vi saluto e vi dico have a nice life.